Un giovedì grasso coloratissimo per i ragazzi e i bambini delle scuole della città, con i loro abiti in bella mostra per le vie del centro storico. Tante le mascotte, le mascherine, i coriandoli e le stelle filanti che grandi e piccini hanno lanciato dal palco di Corso Umberto, accompagnate dalla musica festante e dalle maschere dei personaggi d'animazione danzanti. Non solo paillettes ad impreziosire gli abiti degli studenti del liceo artistico regionale, ma anche bottiglie in plastica e materiale riciclato che le mani esperte degli insegnanti e dei ragazzi hanno trasformato in maschere originali, alcune ispirate alla Divina Commedia di Dante Alighieri. I ragazzi si sono preparati con molto entusiasmo, hanno costruito insieme, guidati dalla professoressa Dina Varello, le maschere da indossare oggi. Hanno preparato dei vestiti particolari che hanno utilizzato del materiale di riciclaggio. Infatti, se voi vedete, i vestiti sono stati fatti con materiali poveri, in modo tale da poter comprendere che i materiali non devono essere buttati, ma bensì riutilizzati per fare dei vestiti o altri oggetti. Il nostro liceo artistico regionale, sito in via Maddalena Calafato, oggi presenta i suoi abiti di carnevale ispirati un po' al riciclo. Ci sono diverse maschere utilizzate con materiale davvero povero, tutto quello che gli altri buttano noi l'abbiamo trasformato e reso un abito di scena. Maschere dai nomi un po' particolari come Music in Fashion, un abito realizzato con vecchi CD, oppure abiti realizzati con i tappi e bottiglie di plastica. Abbiamo voluto far vedere alla cittadinanza come con poco, ma con amore, arte e passione, abbiamo dato vita a dei costumi veramente belli e preziosi. Altri invece sono tipicamente maschere in stile veneziano. Anche qui abbiamo utilizzato tutto quello che è dismesso, materiale sempre da riciclo. È stata abbastanza bella perché alla fine si lavora in gruppo e c'è anche l'aiuto degli insegnanti ed è molto bello.